Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Grilli per la testa. Io sono Marco Grilli, non c'è con me oggi Alviano Appi, farò da solo, ma comunque fruirò dell'intervento di una persona estremamente interessante. Siamo su Radio Saiuz e do un saluto caloroso come sempre al nostro regista Rosario Moreno. Ciao Rosario! Ciao Marco, buonasera, buonasera a tutto il condominio di Radio Saiuz qui e vi ricordo, ascoltateci anche sulle piattaforme perché siamo presenti anche su Twitter e non mi ricordo più dove, un'altra piattaforma, no, scherzo a parte, mi ricordo che volevo lasciare un attimo di suspense su Periscope, quindi Periscope e Twitter sono le due nuove piattaforme dove stiamo trasmettendo, oltre che YouTube. Sul canale, questo sempre come web tv e sul sito radiosize.it web tv e poi le nostre solite 11 web radio del network, ovviamente chi più ne ha più ne mette. Non c'è anche Facebook, quindi non ci dimentichiamo. Chi volesse metterci un like, chi volesse scrivere qualche cosa su Facebook lo può fare tranquillamente, noi siamo felicissimi e soprattutto se ci pongono domande. Bene Marco, ti ripasso la palla, vai. Grazie, grazie, grazie. Allora, avremo tra poco ospite con noi Stefano Della Flora, portavoce del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Fontanafredda. È stato anche candidato sindaco. Ross, siamo in grado di chiamarlo? Ci siamo subito, vai con il tango. Chiamata in corso, eh? Benissimo, lo aspettiamo. Aspettiamo, puoi dire qualche cosa nel frattempo. Ricordo di leggere la nostra rivista saiuznews.it, la potete anche leggere attraverso il blog su saiuzblog.it. Vedo che la chiamata è online, però non risponde in questo momento. Si vede che o è occupato oppure ho dovuto interrompere perché non ha risposto Oh, che in strano. questo momento. Allora, in questo, dato che tu riprovi a richiamare l'ospite, Sì. approfitto per dare, ahimè, una notizia allarmante. A Parigi un uomo armato prende tre ostaggi, tra cui una donna incinta, minacciando gli astanti con una bomba e asserisce anche di avere un complice. Vuole parlare con l'ambasciata iraniana. Questo è accaduto teoricamente pochi minuti fa, diciamo non più tardi di una ventina di minuti fa, a Parigi nel decimo arrondissement. Il sequestratore, che ha detto ovviamente di avere con sé una bomba e una pistola, sostiene che anche il suo complice sia armato e fuori dal palazzo, quindi sostanzialmente una sorta di basista, complice controllore, che non vuole alcuna macchina della polizia nei dintorni e vuole parlare appunto con l'ambasciata dell'Iran e con il governo francese. Vediamo un po'. L'uomo sostiene che gli ostaggi sono per il momento in buona salute, mentre un terzo sarebbe in condizioni gravi. Fonti di polizia riferiscono che un uomo sarebbe stato ferito da un colpo di cava inglese all'altezza dell'occhio, il che non fa tornare qualcosa perché se questo sequestratore è armato fino ai denti o comunque estremamente pericoloso, perché avrebbe dovuto usare una chiave inglese per colpire uno ostaggio? Ma queste sono domande che lasciano il tempo che trovano. Sul posto, ovviamente, sono usciti per il momento i vigili del fuoco e anche, a quanto pare, un'unità speciale della polizia francese. C'è un emittente presente su in loco e stiamo aspettando altre notizie man mano che la cosa andrà avanti. È proprio fresca fresca questa cosa, quella che definiremo normalmente breaking news. Ecco, possiamo provare a richiamare l'ospite? Sì. Grazie. Ahimè, a quanto pare le brutte notizie non finiscono mai di esserci in questi giorni, così agitati. Abbiamo appena finito di riuscire a varare il governo in Italia, Pronto? però a quanto pare all'estero. È caduta la linea, un attimo che proviamo a richiamarlo, eh.
Proprio stasera sto collegamento non vuole un attimo soltanto, vediamo. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Pronto. Buonasera. Marco, Stefano, ci sei? Ciao. Mi senti? Sì. Benissimo. Allora, diamo il benvenuto a Stefano Della Flora, portavoce del Movimento 5 Stelle a Fontana Fredda in Consiglio Comunale, già candidato sindaco tra le altre cose. Benvenuto Stefano, grazie di essere con noi. Grazie a voi e una buona sera a tutti gli ascoltatori. Senti Stefano, di che cosa ci vuoi parlare? Perché abbiamo avuto un breve scambio, mettendoci d'accordo sul tuo gentilissimo intervento in radio, e avevi una nuova iniziativa della quale volevi parlare, mi pare. Quindi poi ci ricollegheremo magari ad altre cose. Di che cosa vogliamo diciamo rendere edotto il pubblico? Sì, beh, intanto grazie dello spazio e diciamo che siete protagonisti di una news, nel senso che per noi addetti ai lavori, tra virgolette, del Movimento 5 Stelle è stato un periodo abbastanza impegnativo tra campagna elettorale nazionale e regionale, e diciamo che per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle di Fontana Fredda le attività direttamente con i cittadini, con gli attivisti, si sono un po' limitate appunto a questi due argomenti. Adesso, visto che abbiamo un neoeletto di Fontana Fredda che è Luca Sut alla Camera dei Deputati e Mauro Capozzella eletto in Regione, e sfruttando anche queste due figure. E com'è? Che è di Pordenone. Sì, che è di Pordenone, esattamente. Ecco, sfruttando queste due nuove figure elette, ricominciamo con gli incontri, diciamo, con la cittadinanza, e l'iniziativa si chiamerà Il Portavoce Ti Risponde, e avremo il piacere di avere tutti e tre i livelli istituzionali, quindi io e il consigliere Giulia Fiorillo per Fontana Fredda, Mauro Capozzella per ciò che riguarda la regione e Luca Sud per ciò che riguarda l'aspetto nazionale. Ecco, in questi incontri, in pieno stile Movimento 5 Stelle, apriremo a tutte le domande del pubblico e chiaramente parleremo soprattutto di Fontana Fredda, ma anche di tutti gli aspetti che ci riguardano a livello regionale e a livello nazionale. Un modo per riavvicinare e per continuare a fare movimento. Questo proprio giusto perché la gente è ancora vittima di determinati, come dire, pregiudizi nei confronti dell'apertura del movimento, ma in realtà sappiamo che il tentativo è proprio quello di coinvolgere le persone, giusto? Ma assolutamente, diciamo che questo qua è un po' la nostra stella polare. Si è cominciato a Fontana Fredda appunto con i semplici gazebo, che sono stati un po', diciamo, la pietra miliare del movimento da quando è nato, e adesso proseguiamo su questa linea. Insomma, gli incontri li abbiamo sempre fatti e devo dire che man mano che passano gli anni la credibilità e anche, diciamo, la partecipazione sono in costante aumento, quindi oggi tra l'altro siamo al governo, quindi il tutto diventa interessante. Già adesso sono cambiate un pochettino le prospettive, perché prima il movimento era considerato una forza di mera opposizione, ora è forza di governo e quindi come tale si aprono degli scenari completamente nuovi, sia su scala, diciamo, locale che nazionale, e tanto più anche su scala internazionale. Mi ricollego anche a tutto il discorso in atto durante la formazione del governo sulla figura di Paolo Savona e dintorni sostanzialmente, ecco. Quindi senti, poi sì, caro Marco, su questo argomento qua io credo che soprattutto a livello internazionale, e non credo di sbagliare, l'immagine della politica italiana purtroppo è stata negativa. Credo che con un po' di tempo, quando appunto la politica internazionale si accorgerà di avere a che fare con figure serie e preparate e soprattutto con tanta voglia di lavorare, io credo che anche l'opinione nei confronti del movimento, come sta accadendo in Italia, accadrà anche fuori dai nostri confini. Una serie di pregiudiziali, diciamo, è già accaduta. Per la verità, anche persone che normalmente mi pare di aver visto e sentito, come dire, contrastino il movimento,
in questo periodo comunque si stanno, cioè, come dire, si stanno predisponendo a un certo tipo di apertura e di possibilismo nei confronti del successo non semplicemente elettorale ma operativo del movimento in termini proprio di forza di governo e anche di governo locale, tra parentesi. Sì, poi diciamo che, permettimi la battuta, bisognerà aspettare un attimo per capire se queste aperture sono il classico salire sul carro dei vincitori all'italiana oppure realmente cominciano a considerarci, no, in una maniera più, più credibile. Ecco, questo ci vorrà un po' di tempo. Io posso dire che dal punto di vista comunale, sinceramente, quando io o la Giulia Fiorillo abbiamo modo di interloquire con esponenti della maggioranza, devo dire che al momento, è passato un anno, l'atteggiamento è quello di ascolto e di considerazione. Non siamo più visti come dei matti che vengono dalla luna, che entrano nelle istituzioni non si sa bene per quale motivo, no? Abbiamo una certa credibilità e questo fa parte della crescita appunto del movimento. È il cosiddetto discorso degli esperti, no? Che si faceva anche in campagna nazionale, per cui tecnicamente la politica dovrebbe essere lasciata agli esperti, ma io vorrei capire onestamente quanto esperti fossero coloro i quali hanno preceduto esponenti anche del Movimento 5 Stelle sugli scranni che contano e quanto invece si siano fatti le ossa in corso d'opera, come dire, quindi secondo me sono tutti discorsi che lasciano un pochettino il tempo che trovano. Senti, vuoi anticiparci qualcosa di quello che sta facendo il movimento in Fontana Fredda e nelle sue immediate pertinenze? Vabbè, allora, riparte questa iniziativa che al 99% sarà il 25 appunto di giugno, che è un lunedì, e credo al Bar Phoenix, però a dire il vero il gruppo l'ha deciso ieri sera, quindi alcuni dettagli devono ancora uscire e quindi mettiamola come un'informazione di principio, poi i dettagli verranno pubblicati su tutti i nostri canali, sulla nostra piattaforma Rousseau, usando Activism, eccetera. Okay. Questo è un primo punto. Poi, a dire il vero, stiamo aspettando l'amministrazione comunale che ci calendarizzi le due mozioni, soprattutto la mozione ben fatta con l'aiuto anche degli attivisti di Pordenone, tra i quali Bruno Lorenzini, che ringrazio. Stiamo aspettando che ci calendarizzino la mozione sul bilancio partecipativo, perché secondo noi alcune problematiche, diciamo tra virgolette, sociali di spazi potrebbero essere coinvolte da questo tipo di progettazione qua, e la cittadinanza soprattutto del centro di Fontana Fredda sta aspettando ormai da qualche lustro. Ecco, hai fatto l'accenno a una cosa estremamente interessante e anche poco nota, persino nell'ambiente politico, che sia per motivi probabilmente di gioco della carta d'effetto piuttosto che per altre motivazioni, hai toccato il tasto del bilancio partecipativo. Ci puoi anticipare qualcosina riguardo questo tipo di voce, che cosa sia e che cosa riguardi? Sì, beh, diciamo che un riassunto è abbastanza semplice, a dire il vero, nel senso che in sede di bilancio preventivo il comune stanzia una cifra, la quale cifra viene erogata su un progetto creato dai cittadini. Quindi ci sono tutta una serie di attività di promozione di questo tipo di attività, in modo tale da creare poi 1, 2, 3, 4, 5 progetti, e l'amministrazione si riserva di scegliere, in base alla bontà del progetto e alla necessità del progetto, di finanziarlo in modo tale che i cittadini siano direttamente coinvolti nella spesa pubblica e nell'effetto poi di questa spesa. Quindi proprio un effetto amplificato della partecipazione della cittadinanza alle scelte, diciamo, del governo locale. Esatto, sì, che poi tra l'altro è una soluzione che è adottata anche al di fuori dei nostri confini con buoni risultati. È un modo per coinvolgere in maniera diretta il cittadino che si sente stato, perché può decidere dove spendere i suoi soldi. Chiaramente, insomma, con dei limiti, voglio dire, con dei limiti di bilancio, si può partire anche con un progetto da 20-30 mila euro, un pochettino di più, un pochettino di meno, ma ciò non toglie che non è tanto quello che si realizza, ma è il messaggio che passa alla cittadinanza. Beh, c'è una quota di partecipazione maggiore da parte della cittadinanza rispetto a quelle che sono le abitudini consolidate di ogni tipo di amministrazione, per cui in funzione del mandato il gestore, meglio l'amministratore locale o regionale o che posso dire io nazionale, diciamo, fa le scelte
anche per i cittadini, mentre in questo caso si parla proprio di coinvolgerli chiedendo cosa preferiscono fare con una determinata somma di denaro all'interno del territorio di riferimento, corretto? Esatto, diciamo che per il momento io non ho mai sentito di bilanci partecipativi a livello statale o regionale, perché sarebbe forse un po' complicata l'attuazione, no? E anche il modo con la quale si sceglie il progetto. Però posso dare un'informazione che la nostra regione, anche se al momento mancano i decreti attuativi, prevede il finanziamento di questo tipo di iniziative nei comuni, quindi ci sarebbe anche la copertura extra bilancio da parte della regione per progetti condivisi con i cittadini, quindi sarebbe proprio la ciliegina sulla torta, perché potrebbe utilizzare degli spazi finanziari in più rispetto a quello che sarebbe normale, sfruttando le idee dei cittadini. Quindi che tipo di aree potrebbero essere coperte da questo tipo di interventi, se puoi dirci qualcosa? Ma guarda, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle di Fontana Fredda, noi nel nostro programma abbiamo già presentato un progetto di fattibilità per rinnovare il centro di Fontana Fredda e la piazza di Fontana Fredda, che da antica memoria aspetta di essere messo a posto. Tra l'altro, con la prima parte di questo progetto, che era sostenibile e a costo zero, soprattutto la sperimentazione delle modifiche della viabilità eccetera, secondo noi cominciare a coinvolgere la cittadinanza del centro su come sistemare il centro di Fontana Fredda avrebbe un valore assoluto. Certo. Bene, quindi per il futuro ci aspettiamo buone cose e soprattutto molto partecipate. Certo, ci mancherebbe. C'è qualcos'altro che voglia raccontarci dell'operatività in corso, oppure ci tieni qualche sorpresa per una prossima occasione di incontro radiofonico? Ma sì, magari per il momento mi sembra che vi ho dato, tra l'altro il discorso della piazza è proprio una primizia che vi arriva in radio, perché io penso che neanche il nostro sindaco sappia ancora tutto questo, quindi è solo un'idea nostra da portare avanti, quindi vi ho già fatto insomma un bel regalo, favore. Un regalo. Se poi magari ci sentiamo appena dopo il 25 per tirare un po' le somme di come è andata e per poi annunciare il calendario, perché il primo evento sarà sperimentale, ma la nostra intenzione è quella di calendarizzare una volta al mese in maniera anche diciamo sempre uguale, in modo tale da creare una tradizione, fare in modo che i cittadini e le persone interessate sappiano che quel giorno del mese hanno la possibilità di fare delle domande a chiunque delle nostre cariche elettive e avere una risposta. Un riferimento costante nel tempo effettivamente diventa anche qualificante per la popolazione, perché sa di avere un riferimento preciso non soltanto in termini di nome e di volti, ma anche di occasione proprio di riscontro e di scambio. Mi pare proprio una bella cosa questa. Ecco, ovviamente in queste serate no, si inizierà con lo spiegare come funziona la nostra piattaforma Rousseau, e quindi diciamo incentivando all'iscrizione, in modo tale che i nostri iscritti diventino sempre di più, e diventando sempre di più le scelte vengono sempre più partecipate. Certo, qui non si tratta di, come dire, di voler fare puro proselitismo, ma proprio un'apertura al pubblico perché condivida le idee anche all'interno del movimento, mi fa di capire. Per forza, perché il movimento sono i cittadini, io nasco cittadino e poi mi sono avvicinato al movimento proprio con questo tipo di attività qua, e ho avuto ascolto e di conseguenza sono andato avanti con l'esperienza. Quindi le cose, il nostro modo di fare politica, soprattutto nei comuni, è molto più facile, molto più semplice rispetto alla politica tradizionale. Non abbiamo tessere, puoi venire quando vuoi, puoi parlare di quello che vuoi e puoi occuparti di quello che vuoi, uno come un altro, il famoso uno vale uno. Quindi sì, queste azioni sono per l'apertura e per crescere. Bene. Senti Stefano, se posso osare chiederti qualcosa, una domanda che è più una sorta di curiosità legata al nazionale, se ti senti di rispondere, cosa puoi dirmi di come si sta muovendo il nuovo governo? Ma io, se posso permettermi,
per il momento, visto che diciamo che è in carica da poco più di una settimana, un presidente del Consiglio che va al G7 conoscendo, parlando e scrivendo tre lingue, io direi che intanto abbiamo cominciato bene e poi il resto aspettiamo e giudichiamo, ma credo che i presupposti siano ottimi. Va bene. Senti Stefano, io ti ringrazio intanto della partecipazione, avremo il piacere di averti ospite magari qualche altra volta. Intanto ti auguro un buon lavoro e una buona serata. Grazie a voi di nuovo. Ciao, grazie. Arrivederci. Bene Rossi, siamo tornati tra di noi, credo, sì, con la programmazione normale. Certamente, certamente. Senti, io volevo tornare su quello che abbiamo già iniziato con Alviano, le buone intenzioni, e cioè portare a conoscenza dei nostri ascoltatori la lettera della nostra Costituzione Repubblicana. Ci siamo detti che sarebbe bello ricavare ogni puntata un momento da dedicare alla nostra Costituzione, perché effettivamente venga apprezzata e conosciuta dalla maggior parte delle persone. Abbiamo anche detto che sarebbe bello se si riprendesse l'insegnamento anche in giovane età di quella che era la materia come la potevamo conoscere noi una volta, che era l'educazione civica, che conteneva elementi di diritto privato e soprattutto pubblico e che ci dava l'idea di quale fosse il nostro ordinamento statuale. Quindi, ma questo è importante, Massimo, per il semplice motivo che noi non è che dovremmo soltanto fare educazione civica, ma contemporaneamente studiare proprio gli articoli della Costituzione, cioè almeno leggerli. Cioè noi oggi non sappiamo neanche l'inno nazionale, si può dire, capito? Quindi se non partiamo dalle basi e non insegniamo alla gente, insomma alle persone, che cosa dice la nostra Costituzione, che la nostra carta è quella che ci permette di vivere in questo paese, di rispettare e far rispettare eventuali leggi e ricevere dei diritti da quelli che sono i vari governi che ci sono, è fondamentale, perché oggi non si studia più, perché oggi pensano soltanto, non dico alle cose frivole, ma parlo della maggior parte dei partiti, pensano soltanto ad altre cose che è poca importanza. Io mi rivolgo soprattutto a partiti che fino a poco tempo fa volevano la divisione dell'Italia, parlo della Lega. Se ne andiamo a guardare un Salvini, che cosa ci diceva poco tempo fa, basta guardarsi i video su YouTube, mi fa vergognare soltanto che sia adesso che sia lì al governo. Comunque dovrebbero studiarla prima queste persone qui la nostra Costituzione, perché credo che un Salvini non è che la conosca bene la nostra Costituzione, date che ha giurato sulla bandiera padana. Non sto a scendere in considerazioni di questo genere, perché mi preoccupano più altri elementi che in questo momento sono fuori dal governo, per la verità. Detto tra noi, essendo il ministro degli interni, effettivamente sarebbe curioso sapere se e quanto la conosca e fino a che punto, naturalmente. Per parte nostra quello che possiamo fare è comunque regalare questa perla di saggezza che è la nostra Costituzione Repubblicana al grande pubblico, perché io continuo a ripetere, forse da italiano orgoglioso, è probabilmente la carta costituzionale più bella che esista sulla faccia della terra. Ma lo è per tutti, per chi ci crede nella Costituzione soprattutto. E soprattutto perché, come abbiamo già detto più volte, si è salvata il 4 dicembre del 2016 da un'opera di sciacallaggio abbastanza importante. Era un affronto che si faceva proprio ai nostri padri costituzionali. Si sarebbero rivoltati nella tomba. Non si è espresso anche abbastanza recentemente. Quindi, ecco. Ed è un bene, Marco, che tu diciamo metti in risalto queste cose e fai conoscere la nostra Costituzione. Io sono orgogliosa di farla conoscere come Radio Science. E noi tutti, io per primo ti ringrazio della possibilità di diffonderla, perché torno a ripetere, è importante che capiamo chi siamo capendo da dove siamo partiti.
altrimenti non riusciremo mai, mai e poi mai a reinterpretare tutto quello che dovrebbe essere il percorso repubblicano della nostra amata patria. In questo momento sto parlando da patriota, cioè da orgoglioso cittadino italiano che ha la fortuna di vivere in un territorio meraviglioso, con tutte le contraddizioni, tutte le problematiche che possiamo avere, ma noi siamo comunque da italiani dei privilegiati, e questo lo dico senza tema di smentita. Lo dico senza tema di smentita perché sono convinto delle possibilità che abbiamo, delle capacità che gli italiani comunque sono stati in grado di mostrare al mondo, ma soprattutto di tutto quello che è il nostro retroterra, il nostro patrimonio, che è un patrimonio culturale, storico, geopolitico, geografico, enogastronomico, e chi più ne ha più ne metta. Ciò che dobbiamo imparare noi italiani, verosimilmente, è a sfruttare, non in senso puramente, che posso dire io, economico, anche sì in termini di sviluppo, ma dobbiamo imparare a sfruttare, cioè ad utilizzare al meglio tutte le risorse che abbiamo, mettendole anche a disposizione degli altri, perché il nostro paese vive anche di turismo, potrebbe vivere anche soltanto di turismo il nostro paese, di turismo. Abbiamo opere d'arte e luoghi storici, insomma, in qualsiasi parte della nostra penisola, quindi cioè, ovunque vai ti muovi, anche qui a Treviso ci sono delle cose bellissime da vedere. Cioè, non faccio adesso lo spot per Treviso, per l'amor del cielo, perché a Treviso in Italia, e qui ci sono delle cose meravigliose anche da vedere, come se a qualsiasi parte di tu vai d'Italia ci sono luoghi storici, insomma, che parlano di noi, parlano delle nostre genti, le persone che abitavano e calpestavano il suolo della nostra penisola. Insomma, non stiamo parlando di 50 o 100 anni fa, parliamo anche di 2000 anni fa, insomma. Ah certo. E abbiamo portato la cultura nel mondo. Questo è poco ma sicuro. E dobbiamo continuare a portarla, ma prima dobbiamo preoccuparci noi di imparare determinate cose per poterle trasmettere agli altri, perché quando si vuole, come dire, fare una critica costruttiva a qualcuno, o si vuole muovere comunque un passo verso l'evoluzione, e si vuole che gli altri seguano determinate indicazioni, dobbiamo essere i primi a mostrare il percorso. Ah, ma certamente. E che stiamo seguendo quello che diciamo, una questione proprio di coerenza. No, ma certamente. Marco, guarda, che ti racconto un piccolo fatto, no? Scusatemi se attraverso un attimo se intervengo, no? Perché mi sento, quando si parla dell'Italia, io mi sento in causa. Poi, sì. Perdonami, peraltro tu sei originario di Napoli. Quindi parla dell'Italia, ma questa cosa non viene quasi mai considerata dagli italiani stessi. Certo. Ma Napoli è una città che ha una storia. Ha avuto la sua storia veramente di millenni, per cui ma noi, se ne guardiamo qualsiasi posto che andiamo, che noi basta che le persone invece di andare a vedere, proprio questo che volevo raccontarti, no? Pochi giorni fa lo facevo vedere anche a Massimo Bonella, io dicevo: guarda qua, c'è un sito che ti fa vedere un aeroporto e gli aerei che atterrano. È un sito che si trova l'aeroporto nelle Isole Canarie in Spagna, no? Cioè, tu vedi ogni 20 minuti mezz'ora terra un aereo, un sito che era zeppa di visitatori. Cioè, la gente guarda un video che è fermo lì, ogni tanto atterra un aereo. Io dico a tutte queste persone che ci fossero una chat piena, dico, anche se andate in internet, oltre alle fake news, oltre alla stupidaggine, oltre alle tante stronzate, scusatemi e permettetemi il termine, che ci sono, ma ci sono anche tante cose molto interessanti. Ma non parlo di Radio Science, ma anche parlo anche a livello diciamo di documentari storici, anche per conoscere la storia italiana, ma anche la storia del mondo. Cioè, è quello che dico io. Noi partiamo, come dici tu, dal nostro, perché da qui, se noi non conosciamo noi stessi,
dove andiamo? Cioè, non sappiamo da dove veniamo, non possiamo andare da nessuna parte, caro Marco, no? No, no, assolutamente impossibile. Quindi scusami se ti ho interrotto diverse volte, ma mi sentivo preso in causa, che quando parla del mio tricolore, ma non vuol dire essere né di destra né di sinistra né niente, io sono un cittadino italiano e basta, capito? No. Anche perché tu mi insegni, abbiamo toccato l'argomento diverse volte in trasmissione. Non stiamo parlando di politica. Prego. Non stiamo parlando di politica, ma noi stiamo parlando della nostra Costituzione, della nostra nazione, che non è una politica partitica. Non so se no, stiamo parlando di vivere civile, stiamo parlando di convivenza, di territorio e di apertura nei confronti e verso i territori terzi, quindi anche i nostri confinanti, piuttosto che altre civiltà, altre comunità che popolano il mondo. Sostanzialmente sta parlando di rapporti sociali, quindi certo. Altre cose sono anche espressamente citate nella Costituzione, ma ci arriveremo. L'altra volta mi sono fermato all'articolo 3, che è uno altro dei fondamentali, tra i principi fondamentali che sono contenuti nella Costituzione. Proprio nella parte principi fondamentali, dall'articolo 1 all'articolo 12. Io volevo leggere l'articolo 4 insieme a voi. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Attenzione, qua c'è una ridondanza con gli articoli precedenti, in particolare con l'articolo 3. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ecco che si parlava di regole del vivere comune. Può sembrare leziosa una cosa del genere, però il concetto è fondamentale. Allora, perché tutti possiamo vivere in modo adeguato e essere gli utili gli uni agli altri, bisogna che mettiamo in campo quelle che sono le nostre abilità e le mettiamo a disposizione di tutti quanti. Quindi sostanzialmente nel vivere comune, rileva la stessa Costituzione, è importante che ognuno dia il meglio di se stesso. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Ne abbiamo parlato poco fa con un consigliere comunale di Fontanafredda, parlavamo proprio di località. Attuano i servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, in questo momento i livelli sono due fondamentalmente, oltre a quello statuale, quello centrale. Adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Quindi in un certo senso noi viviamo di federalismo, anche se non è ancora realizzato come quello che potremmo trovare all'interno di altri ordinamenti statuali, leggi per esempio gli Stati Uniti d'America, leggi per esempio il Brasile, leggi per esempio l'India, ecco, che hanno degli ordinamenti particolarmente complessi, tra parentesi, perché sono un misto tra statualità interne e regionalità interne, oltre che diciamo circoscrizioni, andrebbe specificato molto meglio questa cosa, ma l'Italia comunque una e indivisibile, divisa in regioni che costituiscono il principio secondario rispetto all'ordinamento statuale decentramento politico-amministrativo del territorio italiano. Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Anche questo è molto importante, perché sulla scorta di questa considerazione sono nate delle regioni a statuto speciale. Tra le altre cose, io risiedo in Friuli Venezia Giulia, che per definizione è una regione a statuto speciale, come lo sono il Trentino Alto Adige, che addirittura è diviso in due province autonome, come lo è la Valle d'Aosta, come è la Sardegna, come lo è la Sicilia. Un qualcosa di simile, ma non esattamente per lo stesso motivo, si sta realizzando in Veneto, dove sei tu in questo momento. Sì, certo.
con una formula però leggermente diversa, perché non è un'autonomia come quella che hanno le regioni a statuto speciale e soprattutto non basata sugli stessi presupposti che sono quelli etnolinguistici sostanzialmente, visto che in Friuli convivono almeno quattro comunità diverse tecnicamente. Articolo 7, e questo è anche importantissimo, lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ora, lo Stato Vaticano è geograficamente rinchiuso all'interno del territorio peninsulare italiano, però di fatto costituisce uno Stato a sé, con proprie norme, regolamenti, leggi, che deve interagire ovviamente con una comunità più ampia che quella italiana, che ha un suo ordinamento, le sue leggi, delle quali peraltro la Costituzione costituisce il fondamento. Continua l'articolo 7. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Quello che discutevamo tempo addietro fosse il cosiddetto procedimento aggravato. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Cioè vuol dire che noi accettiamo che non necessariamente i nostri concittadini e i nostri consociati debbano praticare la nostra stessa confessione, ma possono essere figli di un'altra religione. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Cioè basta che rimaniamo nell'alveo della legalità e nel rispetto di quelle che sono anche le norme del vivere civile comune, e ognuno può tranquillamente praticare la propria religione. Poi chiaramente lo farà nei modi, nei tempi e nei luoghi che sono più consoni alla confessione stessa. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tant'è che abbiamo un ministero ad hoc. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, e abbiamo un altro ministero ad hoc. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Quindi noi abbiamo comunque un diritto all'interno del nostro Stato che interagisce con quelle che sono le norme del vivere civile e comune con altri ordinamenti statuali, confinanti o meno che siano. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge italiana. E non qui, è ammessa scusami, e qui nasce l'inghippo di tutte le problematiche che abbiamo adesso con l'immigrazione. Assolutamente sì, infatti torneremo su questo articolo e sulle sue implicazioni. Chiude l'articolo 10 con un ultimo capoverso: non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, l'ONU, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Noi chiaramente siamo in questo momento figli, qualcuno ci vorrebbe vittime, dell'Europa. In realtà è un organismo, quello europeo, sovranazionale, che è stato fortemente voluto dai padri, diciamo, costituenti l'Europa, tra i quali l'Italia ha un ruolo fondamentale. Vero. Okay, perché l'Italia è assolutamente uno dei primi sei paesi fautori dell'Unione Europea
come era stata concepita all'inizio e come ha preso forma attualmente. L'italiano sarebbe una delle lingue, delle quattro lingue ufficiali dell'Europa. Attenzione. Cioè, vedi che articolo, torneremo anche su questo articolo perché è chiaramente strettamente connesso con l'attualità. Ormai siamo in chiusura, ma chiuderò con l'articolo 12 prima di salutare il nostro pubblico. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, l'hai citato anche tu poco fa. Ha tre bande verticali di uguali dimensioni. Ora questo tricolore non lo vedremo sventolare ai mondiali di calcio in Russia, poco male purché serva da riflessione e anche ci aiuti a capire che esistono altri motivi per i quali il tricolore ha una sua importanza. Peraltro, piccolo aneddoto, il tricolore è fondamentalmente l'autorità massima presente sullo Stato, è quello che la rappresenta. Tant'è che quando una barca in italiana si sposta per i mari, diciamo attraverso i mari, esibisce la sua bandiera d'origine, che nel nostro caso è proprio il tricolore italiano. Qualcuno mette la cosiddetta bandiera, il tricolore marinaro, quello che è anche lo stemma delle quattro repubbliche, tanto per ritegarci, come dire, alla storia passata del nostro territorio. Siamo ormai in chiusura, ricordo avete seguito Grilli per la Festa su Radio Science, condotta da Marco Grilli, con Rosario Moreno in regia, che continuo a ringraziare per la possibilità che dà di far passare determinati messaggi in assoluta libertà, entro i limiti e con rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, mi verrebbe da dire, perché ormai dobbiamo tutti rispettare la legge, Marco. Rosario, fondamentalmente la libertà di ognuno termina dove inizia quella degli altri, dovremmo sempre avere presente questo principio, certo. Comunque, Marco, io voglio ricordare ai nostri amici che Radio Science non è solo radio, è anche web TV, perché scusatemi, in questo momento useremo l'app di YouTube per guardarci sulla Smart TV, perché già da adesso chi vuole con l'app di YouTube ci può guardare tranquillamente sulle Smart TV, queste nuove televisioni che viaggiano anche in rete, no? O via wifi o via cavo. Però voglio ricordare anche di leggere le nostre news, la nostra rivista mensile, ormai arrivata al settimo numero, compreso il numero 0 di dicembre dell'anno scorso, con giugno, che è uscito ormai da 12 giorni, quindi basta collegarsi sul blog scienceblog.it, se la può leggere all'interno del blog, oppure c'è il link che viene trasportato direttamente nel file e leggere la rivista. È possibile... Prometto che tornerò a scrivere anche io. Bravo, questo sono contento. E voglio dire anche che questa rivista può essere scaricata in formato PDF, quindi sul proprio computer uno se la può leggere tranquillamente senza rimanere collegati, oppure volendola può passare anche a altri, perché è libero, perché Radio Science non vincola nessuno, l'importante è che rispetti diciamo quello che noi offriamo, li mettiamo a disposizione, perché molte volte si cerca di, insomma, di passare qualche cosa però facendo pagare un obolo. No, Radio Science non fa pagare nulla, la rivista è gratuita, si legge online, se ve la scaricate passatela gratuitamente. È la famosa licenza Creative Commons, questa qui, rispettiamo questo tipo di licenza. Anche i nostri video si possono scaricare, si possono passare, si possono girare, possono essere messi su altri siti. L'importante è citare sempre la fonte. Stop, tutto qua. Bene, questo all'insegna del principio della libertà e della libertà d'espressione, cosa che purtroppo in Italia comincia a venir meno, soprattutto ad opera di alcuni tra i media principali, per non dire quasi tutti ormai. Detto questo, siamo giunti alle 18.49, ormai orario di chiusura per noi, per questa trasmissione. Vi rimando alla settimana prossima, al piacere di avervi ospiti con noi, oltre agli ospiti che cercheremo di coinvolgere.
Intanto vi mando un grandissimo abbraccio, vi ringrazio per averci seguiti. Ciao a tutti. Ciao a tutti e vai con la sigla, caro Marco. Partita.